Non è la prima volta che queste miniature di monumenti e palazzi nicosiani sono esposte, eppure ogni volta destano stupore e ammirazione da parte dei visitatori. L'androne del Palazzo Comunale di Nicosia ospita queste vere e proprie opere d'arte realizzate dal maestro Mario Di Costa. Si tratta della chiesa di Sant'Antonino in Via Fra di Testa, del Palazzo Comunale, del Convento dei Frati Cappuccini con la chiesa di Santa Maria degli Angeli e della Cattedrale di San Nicola con la torre campanaria. Il maestro Mario Di Costa si è superato con queste opere perfette in ogni minimo particolare ed anche i visitatori, lasciando la loro firma sul registro, hanno rilasciato in questi mesi le loro ottime impressioni e giudizi lusinghieri su queste perfette miniature. Queste sono opere d'arte che meriterebbero di essere esposte in modo permanente in un luogo accessibile alla cittadinanza ed ai turisti. Siamo già curiosi di vedere la riproduzione della chiesa del Santissimo Salvatore, un'altra opera d'arte in via di ultimazione.